passato alla storia come l'idillio di Orta, avvolto ancora oggi nel piccolo mistero di una passeggiata sul Monte Sacro tra un uomo sulla soglia dei 40 anni e una fanciulla ventunenne, dell'enigma di un bacio, forse concesso da lei oppure soltanto vagheggiato da lui, e di una proposta di matrimonio caduta nel vuoto. Restano solo le ferite che mai si sarebbero cicatrizzate. A Orta non c'è una targa che lo ricordi, ma tra i grandi personaggi che sono stati suoi ospiti c'è una delle figure più importanti e discusse del mondo della filosofia contemporanea. Il personaggio è Friedrich Nietzsche, che nel maggio del 1882, in viaggio per Lucerna, si fermò alcuni giorni a Orta San Giulio, prendendo alloggio al tuttora esistente albergo del Leon d'Oro. La sua permanenza ebbe un forte valore emotivo per la sua dolorosa vicenda esistenziale, tanto da causare una svolta anche nel suo tortuoso pensiero filosofico. Friedrich nasce nei pressi di Lipsia, in Prussia, nel 1844. Il padre è un pastore protestante e la madre è figlia di pastori protestanti. Cresce tra la lettura della Bibbia e le sue passioni, la poesia, la musica e il canto. Quando Friedrich compie 4 anni, il padre muore di apatia cerebrale. L'anno successivo muore anche il fratellino di 2 anni. Nel 1858 è ammesso alla scuola di Pforta, dove riceve una rigorosa formazione classica. Siamo nel 1865. Friedrich ha 21 anni e frequenta l'Università di Bonn. A febbraio si reca in gita a Colonia, dove si verifica l'episodio che comprometterà per sempre la sua vita. Friedrich visita un bordello dove, dall'incontro di una prostituta, contrae la sifilide. Questo fatto, dopo la sua morte, richiamerà l'attenzione di biografi, medici e psichiatri per dimostrare o contestare l'origine luetica della sua malattia mentale. L'episodio sarà ripreso da Thomas Mann nel Dr. Faust. Nel 1868 ritorna a Lipsia e stringe forti legami con Cosima e Richard Wagner. Wagner condivide con Nietzsche la stessa ammirazione per Schopenhauer. Nel 1869, a soli 25 anni, Nietzsche ottiene la cattedra di lingua e letteratura greca dell'Università di Basilea. Durante la Pasqua del 1882, Nietzsche, tramite l'amico Paul Rie, incontra a Roma Lou von Salomé, una giovane studentessa russa in viaggio di istruzione attraverso l'Europa. Lou Salomé è una donna straordinaria, piena di fascino e intelligenza. Figlia di ricchi industriali dello zucchero, l'anno precedente conosce a Roma il filosofo e medico ebreo Paul Rie. I due decidono di andare a vivere insieme e Paul Rie si innamora subito di lei, tanto da chiederla in moglie, ma lei rifiuta. Paul Rie la descrive lungamente nelle sue lettere all'amico fraterno Nietzsche e lo sollecita a raggiungerli in Italia. Il primo incontro avviene presso la Basilica di San Pietro e Nietzsche saluta Lou con queste parole: «Da quali stelle siamo caduti per incontrarci qui?» Ben presto Nietzsche, che non si era reso conto dei sentimenti che provava Rie, pregò l'amico di chiedere per suo conto la mano di Lou, che aveva 17 anni meno di lui, ma ricevette anche lui una risposta negativa. A maggio, durante una gita sul lago d'Orta, Friedrich e Lou trascorrono soli alcune ore al Sacro Monte, dal cui incanto sono a tal punto conquistati da perdere la nozione del tempo. Nietzsche è in preda a una insolita euforia. Tra le cappelle barocche del Sacro Monte si verifica un equivoco che porterà l'ipersensibile pensatore tedesco ad una delle crisi più drammatiche della sua vita. Per Nietzsche si tratta di una delle rare esperienze sentimentali con una donna. Nell'occasione chiederà per la seconda volta a Lou di sposarla, ricevendo ancora una risposta negativa.
La stessa Lou, molto più tardi, non ricorda se in quella circostanza avesse o no baciato il filosofo. Certo, aveva vissuto con lui un momento di estatico rapimento, in uno spirito di fraterna condivisione, ma niente di più. Non fu così per Nietzsche, che trascorse diversi mesi nello stato di grazia di un adolescente innamorato, fino a che aprì gli occhi sulla sua illusione. L'incontro con Lou, seppur breve, fu tuttavia un segno del destino. Da questa storia, Nietzsche fu ferito e scosso sino all'orlo della follia. Le sue lettere dell'autunno e dell'inverno successivi grondano di disperazione, ma già in gennaio è impegnato nella stesura di Così parlò Zarathustra, opera capitale che volta le spalle alle precedenti per intraprendere la via di un ascetismo eroico e trascendente, anche se non religioso. Su questa inattesa svolta del pensiero nietzschiano certamente agì la drammatica esperienza amorosa, trascesa e sublimata, ma anche probabilmente suoni, odori e immagini di un pomeriggio trascorso nell'atmosfera di francescano misticismo del sacro Monte d'Orta.